La magia della notte viola torna a farsi sentire in Val di Dentro. Al via un'elettrizzante seconda esecuzione della Week Edition per tutti i gusti. Anche quest'anno si è dovuto rinunciare allo svolgimento nella sua versione originale, ma la passione, lo spirito di adattamento e l'inventiva degli operatori locali hanno permesso di non deludere, anzi di arricchire l'offerta. Dal 16 al 22 agosto 25 attività si sono tinte di viola dal nome del torrente che caratterizza la valle. Occasioni imperdibili per assaporare, seppure in parte, l'essenza di un evento tra i più amati e attesi dell'Alta Valtellina, in campo fantasia e creatività. Abbiamo adattato il format della classica notte viola che si svolgeva il 16 di agosto in una serata a quello che è il contesto attuale della pandemia, quindi adattandolo ad un programma settimanale con delle proposte ricche, variegate, sul quale bisogna dire c'è la positività di vedere una reazione da parte degli operatori, anche di quelli che non erano coinvolti solitamente nel percorso, di fare proposte sia dal punto di vista culinario che dal punto di vista dell'intrattenimento, sia dal punto di vista promozionale. Il vero successo di un evento come la Notte Viola è quello di avere tutti gli operatori e le persone del territorio allineati per dare lustro alla propria località mettendosi in mostra. Tra le proposte della settimana viola, aperitivo con gli alpaca ai laghi di Cancano, rime insaponate, show di bolle di sapone, esibizione della band da zero a Liga Live Show sabato 21 sera e il suggestivo concerto all'Alba domenica 22 sotto le torri di Fraile con Cindy and the Rock History, seguito da ricca colazione. Folla di fans ieri sera, martedì 17 agosto, allo spettacolo di Andrea Fratellini e Zio Tore, direttamente da Italia's Got Talent, a regalare emozioni e risate con un coinvolgimento diretto di grandi e piccini. Quest'anno chiuderemo con un appuntamento nella giornata di domenica dedicata non solo ai più piccoli ma che coinvolge l'intera famiglia. Questa idea della challenge è una sfida, diciamo una sorta di gioco dell'oca dove tutta la famiglia con una serie di sfide dovrà completare un passaporto e quindi i genitori non saranno degli spettatori passivi ma prenderanno parte e si divertiranno insieme ai bimbi. Eventi curati nei minimi dettagli, qualcosa di decisamente diverso lo ha regalato l'artista Zarisca con la scuola di circo presso il campo giochi di Semogo. Queste sono iniziative secondo me molto interessanti, anche educative, per invogliare anche il turismo far vedere le bellezze del posto, e il bambino si sta divertendo molto. Noi eravamo qui per un picnic per caso, abbiamo visto insomma la locandina con questa iniziativa e avendo dei bimbi piccoli abbiamo pensato che fosse insomma carino fare qualcosa un po' di diverso. Un pubblico di affezionati che ha mostrato di gradire, prediligendo attività all'aperto, chapeau a Proloco e Comune, capaci di reinventarsi nel pieno rispetto della sicurezza sanitaria.